amici di Formula Motori, finalmente a bordo della XC40. Si presenta come un'auto veramente futuristica, classico lusso e tecnologia a bordo di Volvo. In questa vettura viene anche introdotta una nuova applicazione totalmente dedicata a Google, un software che ci consente di poter essere totalmente connessi anche al di fuori della vettura con tutte le informazioni appunto inerenti a casa Google. Cambio automatico, oggi purtroppo è una presentazione statica, ma avremo modo di provarla entro fine dell'anno, giusto, sulle strade italiane, anche se l'Italia non è tra i paesi favoriti proprio per la politica che non diciamo agevola molto le auto non abbiamo elettriche. Infrastrutture, no, purtroppo. Altra cosa interessante da dire di questa macchina è che è la prima elettrica che impara, ossia si interfaccia con il centro Volvo tramite l'apposita app e migliora le prestazioni, migliora i consumi e migliora l'autonomia, sempre in base alle caratteristiche di chi guida. Perciò diciamo che la macchina è meglio dopo un anno che appena comperata. L'altra informazione da dire è stata sviluppata sulla piattaforma CMA, che è la piattaforma di casa Volvo, realizzata proprio per ospitare i motori elettrificati. E poi un'iniziativa molto importante di Volvo è che rimborserà per il primo anno tutte le spese sostenute per ricaricare le auto appunto elettriche, non solo, anche quelle ibride plug-in della casa svedese. Un'iniziativa molto interessante, vero Giovanni, per incentivare. Sì, che loro sono stati un po' vaghi sull'argomento, obiettivamente. Non si sa se il rimborso viene dato solo alle plug-in hybrid o anche alle full electric. Qua. Per ora tanto riguarda questo 2020, quest'auto qui arriverà nel 2021, perciò ci sarà modo di chiedere spiegazioni in futuro. Per il momento tutti i possessori di Volvo che hanno un'auto elettrificata, tramite l'app che conta le ricariche che faranno, avranno rimborsate le spese in energia elettrica. Esattamente, tramite l'app si potrà monitorare esattamente la spesa che l'utente ha avuto durante il primo anno. Anche loro sostengono che da uno screening che hanno fatto il 40% dell'utilizzo delle macchine ibride plug-in appunto in elettrico, è tanta roba.